Riparte stasera Piazza Pallone, come sempre parleremo di Mantova, il clou della nostra trasmissione di Torres e Mantova finita 1-1, vedremo le immagini e i gol della partita, parleremo di tutto il torneo di Lega Pro, poi come sempre il nostro Amarcord, andremo a vedere la partita di 10 anni fa con i nostri ospiti Claudio Turella e Adalberto Scemma, andremo anche a fare un piccolo tuffo nell'ambito giovanile del Mantova con le immagini del match di sabato contro la Sant'Arcangiolese, contro il Sant'Arcangelo della Berretti di mister Elia Pavesi. Quindi Mantova a 360 gradi e Lega Pro, questo tra poco. L'applauso dei Pulcini 2005 del Mantova. Ciao bambini, fatevi sentire, fatevi sentire. Stop! Benvenuti a Piazza Pallone. Allora, il Mantova ha conquistato il terzo risultato utile consecutivo, è andato a pareggiare su uno dei campi più difficili del campionato, ovvero quello di Sassari contro la Torres, una partita che il Mantova ha dominato più che altro nel secondo tempo, ha dovuto rincorrere in un gol preso a freddo in apertura. Insomma, Mantova che sta continuando perlomeno a fare punti, a convincere sotto l'aspetto del gioco, quello che poi parleremo con Claudio e poi con tutti i nostri ospiti anche sulla qualità di questo campionato di Lega Pro, che insomma più si va avanti più si vede che comincia a ingranare, vedo, è una soluzione talmente nuova questa qua della Lega Pro unica che insomma anche il Mantova si sta inserendo in altre squadre che hanno problemi e meriti, insomma bisogna ancora capirlo questo campionato. L'elemento positivo è sicuramente ancora il gol di Gaetano Caridi, giocatore sempre più importante, acquisto sempre più azzeccato per quanto riguarda i biancorossi. Ne parliamo con i nostri ospiti, un bel applauso Claudio Turella, bentornato Claudio. Tutto a posto? Tutto a posto. Benissimo. Tutto bene. Ci viene sempre a trovare, graditissimo ospite, ne facciamo così col cappello, Adalberto Scemma, ciao. Buona serata e un cordiale saluto come sempre a tutti gli amici sportivi. Andrea Rossato, un applauso, benvenuto a... L'allenatore di questi bambini, ex giocatore di Suzzara, Ravenna, e insomma con lui poi parleremo anche del discorso più tecnico di questa giornata. Appunto dicevamo del pareggio del Mantova contro la Torres, è stata una partita comunque difficile, anche tanti gol sbagliati per quanto riguarda il Mantova, ma insomma la squadra di Iuri ci ha fatto comunque risultato e poi tra l'altro proprio a fine partita nelle dichiarazioni che ha rilasciato appunto ha confermato che c'era tanto rammarico perché si poteva anche vincere. Andiamo a vedere quindi il servizio di Torres Mantova e noi ci vediamo tra poco. Sono tanti i lati positivi del pareggio conquistato ieri dal Mantova contro la Torres. Innanzitutto la continuità. La squadra di Iuri ci ha dato corso, la vittoria ottenuta sabato contro il Pavia e soprattutto ha messo in luce ancora tanta qualità sotto l'aspetto del gioco. I biancorossi hanno colto il pareggio solo allo scadere ma hanno dominato l'avversario per tutto il corso del match, meritando anche la conquista dell'intera posta in palio. L'altro episodio positivo è il terzo gol stagionale di Tano Caridi, un giocatore che sta dando un valore aggiunto importante al Mantova. La cronaca: parte forte la Torres in vantaggio in apertura con Balistrieri che scaramente importa un servizio in area. Al tredicesimo ci prova Zanetti senza successo e due minuti dopo Caridi coglie in pieno la traversa. Il Mantova insiste al 36esimo con Trainotti e dal 42esimo Maiorino impegna Festa con una conclusione. La ripresa è un monologo biancorosso con Caridi che di testa sfiora il gol dal 7° pur con il palo della Torres al 18°. Il Mantova insiste con Zanetti e Said fino al gol finale di Caridi che aggiusta in porta l'ennesima azione pericolosa dei biancorossi. Claudio, in poco tempo sembra che sia cambiato tutto oppure no? Nel senso che prima... insomma eravamo fortemente preoccupati, per carità, lo siamo ancora perché non è che sia tutto risolto in 4-4, però sembra che da due giornate insomma questo Mantova sia così cambiato così di punto in bianco, cosa dici? Ma quello lì è praticamente l'ottica di chi guarda i risultati finali, non è l'ottica di chi guarda il calcio, perché bene o male il Mantova dalla prima partita di campionato ha corso sempre fino al 95°, i ragazzi hanno sempre dimostrato carattere, grinta, volontà, determinazione e
hanno fatto vedere grosso modo i limiti che hanno, che sono tuttora quei limiti, non è che siano cambiati. È chiaro che domenica dopo domenica la squadra si diventa un po' più squadra, quindi magari si fa qualche errore meno rispetto alle prime partite. Però io credo che tutto sommato il punto fondamentale sia quello che tu hai anticipato prima, che il campionato è livellato veramente molto verso il basso, e questo ci fa un enorme piacere, perché così tutte le preoccupazioni che avevamo all'inizio abbiamo anche qualche altra squadra messa nelle nostre condizioni, di conseguenza possiamo giocarcela. In questo momento, dopo 9 partite, io mi sento di dire veramente che possiamo giocarcela. Adalberto, si parlava di un cambiamento anche abbastanza netto del campionato di Lega Pro. Beh, questo è evidente, visto che hanno tolto la C2 e quest'anno hanno fatto la Lega Pro unica. Tu hai una visione di cosa un po' sta accadendo in questo tipo di campionato? Beh, intanto sta accadendo quello che sta accadendo anche in un campionato superiore, che è quello della B, cioè un campionato molto livellato, presumibilmente, almeno in partenza sono questi dati, con una qualità molto limitata, scadente, devo dire, anche da un punto di vista di mediocrità, anche dal punto di vista tecnico-tattico. Ecco. Non vedo qualcosa di positivo, anche perché circolano quattrini molto, in maniera molto limitata, ed è un calcio che viene ormai soffocato dal calcio di vertice. Non ci sono più investimenti, non c'è più soprattutto la ricaduta a pioggia degli acquisti. La Serie A una volta aveva la Serie B come serbatoio di utenza privilegiato e quindi riusciva a mantenere un gruppetto di squadre in maniera adeguata. La B poi ricadeva chiaramente a pioggia, parlo di investimenti sulla C e così via. Quest'anno viene a mancare, già da 2 o 3 stagioni a questa parte, viene a mancare questo tipo di rapporto, per cui il campionato di B diventa fine a se stesso ed è un motore che circola così a scatola chiusa, diciamo. E bene o male, a livello addirittura inferiore, è lo stesso discorso che è proposto per la Lega Pro, dove gli investimenti sono limitati, le occasioni per crescere sono altrettanto limitate, dipende dalle piazze, e qui bisogna avere il coraggio di attendere, di quel senso dell'attesa che a volte si fa così, è anche il senso dell'agguato, se vogliamo. Il Mantova, sì, dovrà quindi sfruttare certe occasioni, ma al momento credo che sia indecifrabile supporre o pensare, ecco, di averle a portata di mano. È una domanda più ampio raggio che ti faccio adesso. Ci vuole anche una gestione diversa di un tipo di calcio come lo vediamo oggi. Sembra, adesso questa è una mia tesi, che il padre padrone di una volta, il presidente di un tempo che metteva tanti soldi per fare, stia un attimino scomparendo, ovviamente per la crisi, ma anche come tipo di fare calcio. Sta emergendo una sorta di società con amministratori delegati, insomma, in un'ottica allora, diversa. I casi sono due. Uno, sì, bisogna chiedersi subito perché un investitore decide di investire su un campionato di questo tipo. Allora, i casi sono due: o c'è chi ricicla denaro, diciamo in maniera molto, molto diretta, perché accade così, c'è chi acquista all'estero esportando denaro, c'è chi diventa gregario di società più per far maturare i ragazzi, visto che ormai le squadre di primavera sono limitate anche come qualità, e c'è invece chi attraverso un pool decide in qualche modo di avere visibilità, di utilizzare il calcio, quindi di usare il calcio da un punto di vista anche di promotion personale. E ci sono tanti casi che magari a volte si intersecano e si sviluppano insieme. Il caso del Mantova adesso è tutto da verificare, perché abbiamo avuto di tutto e di più già in questi pochi mesi. Certo. Prima di spendere parole per pensare a salvatori della patria, credo che sia fuori copione. Attendiamo qualche mese, poi esprimeremo un giudizio anche sulla conduzione, tenendo presente che servono però elementi professionalmente carati, anche a livello di settori giovanili. Quindi abbiamo un esempio qua dietro. Sì. C'è un ragazzo qua, conosco anche di nome l'allenatore, insomma credo che stiano facendo le cose per bene, per quanto però i settori giovanili possano in questo momento qui servire a qualcosa, c'è da chiederselo. Io parlo di questo perché io e te, Claudio, conosciamo molto bene la figura di Ernesto Valero, che è il presidente del Castiglione, che è una sostanza, uno pensa subito che sia una sorta di investitore grosso, industriale potente. No, è semplicemente un amministratore delegato, un ragazzo che praticamente ha questo ruolo di gestione delle società, investendo dei soldi che hanno dei soci, in sostanza, è quello che sta facendo il Castiglione. Io penso che sia un po' il futuro del calcio, soprattutto in queste categorie, cioè soci, investimenti, sorta di amministratore delegato e organizzazione della società. Cosa dici? Ma insomma è un po' complicata questa cosa. Adesso Ernesto Valerio è un ragazzo
eccezionale, perché lo salutiamo, sempre a calcetto con me. Lui si è conquistato quello che ha adesso con la sua serietà professionale, quindi gli altri dirigenti, soci, hanno detto: abbiamo una persona su cui puntare, facciamo fare tutta la lotta a lui invece di star qui noi, certo, a fare tutta la lotta, quindi certo. Gli hanno dato fiducia e gli hanno dato un po' di soldi, quelli che intendevano investire per fare il campionato. Però il Castiglione investe di tasca dei soci, ma senza degli scopi diversi, come accennava, come accennava D'Alberto prima. Praticamente non hanno un ritorno economico tale per cui valga la pena investire quello che investono. È la grossa passione. Dall'altra parte anche il Mantova: se hai passione investi e non ti torna a casa niente, perché dove vuoi vendere i giocatori, sì, anche uno bravo, sì, che merga, quello è impossibile. A chi? No, perché c'è anche il caso del Sant'Arcangelo, mi raccontava, che è simile: 40 soci, un amministratore delegato, sì, e poi si fa il campionato. 40 soci, perché per mettere d'accordo 40 persone serve un amministratore che sia al di fuori delle parti, che decida grosso modo lui le cose, quelle normali, diciamo, perché poi le cose che vanno un po' fuori dalla normalità devono decidere i soci. Come, certo, fai a mettere d'accordo 40 soci? Non, sì, riesci, sì, a metterne, sì, d'accordo due, a parlare? Noi vediamo nella nostra società, abbiamo tre soci, tutti parlano in televisione, giornali, tutti, vabbè, ma sono personaggi, perché a me Pompieri personaggio mi piace, Pirelli mi piace, l'unico che non parte, che scappa sempre via, è Giovanardi, che parla pochissimo, sì, un po' più. Ma lui anche quando era piccolo, così, che io lo conosco da tanti anni, ha sempre parlato poco, Carletto, perciò. Voglio dire, cioè, le cose qua sono una cosa alla buona, e magari fosse una cosa alla buona nel vero senso della parola, che ti porti senza voli pindarici a ottenere la tua salvezza tranquilla e magari far crescere un po' questi ragazzi, che piano piano te li porti in prima squadra, e quello è l'unico successo che puoi avere oggi con un settore giovanile. Sì, poi tieni conto, sì, che hai, sia pure a livello di C, hai a volte il padre padrone che tu citavi, che a livello di A oggi abbiamo i vari Lottito, una volta Cellino e compagnia, che hanno monopolizzato il calcio a livello proprio di padronato assoluto. Sì. Da ora in poi, proprio con lei in fronte, è una società che gestisce l'immagine della maggior parte delle squadre di Serie A, e attraverso questo comanda il calcio. Non a caso Lottito ha imposto addirittura la presenza di Tavecchio in federazione. Ormai è un business pazzesco che impedisce alle squadre piccole come il Mantova di crescere. Non c'è sbocco, neanche se tu hai un ragazzo fortissimo che può emergere. Se emerge in questo campionato non ha sbocchi, può andare in B e dopo dove va? O va all'estero, come è capitato a Donati, non so, che gioca nel Bayer Leverkusen. Gente che insomma, se tu pensi, e chiudiamo il discorso, che in Inter Napoli ieri sera hanno giocato due italiani, Insigne e Ranocchia, due. Cioè, sì, basta, sì, questo, credo, a deprimere, ecco, chiunque abbia del calcio una visione un po' così, non dico poetica, ma insomma un po' vicina, ecco, a quello che è l'afflato che una volta provavamo. Ma questo non fa altro che dire che giustamente le società oggi cercano di investire il meno possibile nei settori giovanili, perché hanno dei costi i settori giovanili, tu lo sai che io li conosco bene, già questo del Mantova, che è di Serie C, ha dei costi molto importanti. Uno va a prendere i giocatori già fatti a un certo punto all'estero, come sta succedendo, cioè senza diventare matti o mettere delle cifre importanti. Ragazzi, qua dietro lasciate ogni speranza a voi che entrate. No, ora come ora, sì, ora come ora è un po' duro. Però. Allora, torniamo nello specifico nella gara di Sassari. Andiamo a vedere quindi la Moviola solo per i due gol. Anche perché sempre dobbiamo fare conto di quello che ci manda la Lega Pro di Highlights, quindi certe volte mancano delle immagini, come ad esempio c'era stato un caso dubbio su Said, però non siamo riusciti a trovarlo. Andiamo a vedere quindi il gol del vantaggio, forse in fuorigioco. Adesso poi vorrei chiamare in causa anche il tecnico dei Pulcini 2005. Vedete, pronti via, azione, qua c'è stato un disimpegno non positivo dei biancorossi, poi questo passaggio forse in linea, la palla, ecco, andiamo avanti con le immagini. E poi c'è il gol. Torniamo indietro un attimo a vedere se c'è un fuorigioco. Allora, mister, beh, qua cosa è successo in sostanza? Ma è stato un difettoso disimpegno. Poi si è innescata l'azione, in sostanza. Da dove è partita poi l'azione? Però a vederlo così mi sembra che il centrale, quello che alza il braccio, tenga in linea. Ancora indietro per cortesia. Possa tenerlo in linea, possa, ecco. Vediamo il momento del passaggio per andare in gol. Graziano con calma, adesso andiamo avanti pian pianino, per cortesia. Avanti, un po' più veloce. Adesso vediamo se riusciamo a vedere questo episodio. Sì, qua c'è stato un disimpegno non perfetto. Claudio, cosa dici?
Sì, adesso volevo vedere il momento della partenza della palla, ma il nostro centrale lo vedi dalla linea dell'area. Sì, che sì, poi anche il guardalina, dopo è ben in linea, bene il guardalina può anche sbagliare, però sì, la linea dell'area, vedi il nostro centrale che è mezzo metro circa all'interno e l'altro è ancora sulla linea dell'area. Sì, infatti. Dopo l'azione si sviluppa in un attimo, uno va avanti, l'altro viene indietro, sì. Quindi è abbastanza facile perdere il metro. Quindi gol valido? Sì, dai. Gliel'ha dato l'arbitro, quindi è valido. Okay. Boskov fa testo, eh? Boskov fa testo. Andiamo a vedere il gol del Mantova. Possiamo proprio annullarlo noi oggi. Al 92esimo, andiamo a vedere, proprio siamo alla fine del. Ancora, andiamo ancora avanti, questo qua ancora la ripetizione del gol della Torres. Poi andiamo successivamente ancora avanti a vedere l'azione. Eccolo qua, questa è la parte finale, c'è un cross al centro. Il colpo di testa di Said e poi alla fine c'è di Caridi che riesce a metterla dentro. Ecco, questa qua l'azione si vede meglio. Tu dicevi, Claudio, che insomma il Mantova, anche se adesso sta andando bene, fa sempre fatica a fare gol. Qua ha fatto vedere che insomma il portiere ha fatto una bella palata, poi Caridi la mette dentro. Insomma, Said deve farne di più di gol, è quello che mi viene a dire, no? Ma non solo Said, Zanetti ha avuto qualche palla buona, anche qualche altro giocatore. I giocatori come Tomicic, che a volte ti danno l'impressione di avere del grosso estro, delle grosse capacità, poi vanno a giocare come ieri, giocano 20 minuti. Se entravo in campo io facevo la stessa cosa, la mia età di adesso, quindi cioè, voglio dire. Però quelli che hanno estro sono così, o li prendi così o li mandi a casa, cioè dopo io sono spesso nel dubbio se li mando a casa. Ma poi se domini una partita intera, come è capitato al Manto, e hai magari sei occasioni da gol e ne sfrutti una e gli altri ne sfruttano una, magari con meno occasioni, vuol dire che manca a livello di qualità. Sì, mai confondere d'accordo. La quantità delle occasioni con la qualità. Con la qualità, sono d'accordo. No, anche perché se tu guardi. Questo me l'ha insegnato Claudio. Oh, là, grazie. Se tu guardi, andando a ritroso abbastanza velocemente, con l'Arezzo hai perso per un episodio, con Venezia hai perso con un episodio, con la Cremonese hai perso con un episodio, ad Alessandria hai perso con un episodio. Sì. Nessuna di queste squadre ha dominato il Mantova nonostante fosse alle primissime battute, quindi ancora da assemblare con una squadra completamente nuova, e perso per episodi. Claudio, ti fermo perché dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, noi ci vediamo tra poco. Applauso. Tornate a Piazza Pallone. Allora, adesso siamo collegati con Andrea Gabbi della Gazzetta di Mantova, uno dei pochi che è andato a vedere questa partita direttamente. Allora, confermi che insomma il Mantova ha fatto una buona partita sulla stessa linea in sostanza del match contro il Pavia, oppure c'è qualcosa di diverso? Dimmi. Intanto buonasera a tutti. Esatto, ciao. Sì, te lo confermo, ho visto un Mantova che continua a mostrare dei piccoli ma continui progressi, è un Mantova che secondo me dalla partita con la Propatria ha cambiato passo, l'ha cambiato sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista anche del gioco. Manca il cinismo, tutto quello di buono che si è visto contro il Pavia, cioè la grande poca agonistica, soprattutto la grande vena realizzativa, ieri si è vista un po' meno, e quella è sicuramente il problema, la questione da risolvere, che ci lascia un po' di amaro in bocca per quanto visto ieri a Sassari. Però secondo me questo è un punto molto positivo, non nascondiamoci che se ci avessero detto che a Sassari si portava a casa un pareggio l'avremmo firmato ad occhi chiusi. Ecco Andrea, stavamo parlando qui in trasmissione, Mantova praticamente, non dico che le più forti le incontrate tutte, ma ci andiamo vicino, adesso sabato ci sarà il Monza. Sì. Insomma, si parlava di un livello, forse adesso all'ottava nona giornata ci si rende conto che il livello non è così alto, lo confermi oppure no? Generale, allora, secondo me, sì, certo. Secondo me, per quanto riguarda il Mantova prettamente, le prossime due partite sono le partite più importanti dell'anno, perché hai due partite in casa, due partite che sono difficili ma possono darti fiducia e possono darti là verso una situazione di classifica, non dico eccellente, ma sicuramente sopra la linea di galleggiamento. Detto questo, il Mantova deve guardarsi dietro e deve guardarsi poco davanti, perché secondo me è vero che il livello alla fine non è poi così alto come ci aspettavamo, ma è anche vero che a conti fatti alcuni giocatori delle rose delle squadre che ci precedono in questo momento ci sono superiori, e quindi alla lunga, soprattutto con l'arrivo dei campi pesanti, non dimentichiamoci che noi siamo una formazione mediamente leggera, fatta di giovani e soprattutto di ragazzi che fisicamente non sono
insomma dei Marcantoni, possiamo dire, potremmo avere delle difficoltà. È vero, non è un campionato che soprattutto nella parte bassa sta entusiasmando, e questo è un bene per il Mantova, anche perché non dimentichiamoci che prima o poi arriverà la spada di Damocle dei 3 punti di penalizzazione, e quelli saranno un conto salato da pagare. D'accordo, Claudio? Ma sì, in linea di massima sì. Sono meno d'accordo sul cinismo, perché è una parola che nel calcio non l'ho mai capita, quando vuole essere cioè vuole dire tante cose ma alla fine non vuol dire niente. Alla fine, Andrea, è la qualità che conta. Se quando sei lì davanti, sì, è vero, non riesci a buttarla dentro, che... il cinismo conta come due. No, ti do ragione, però il cinismo è anche, per esempio, ti faccio un esempio pratico, uno Zanetti che secondo me in questo momento sta giocando bene, sta facendo molto bene, che però ieri ha avuto 2 ottime occasioni e non le ha sfruttate. Lo Zanetti probabilmente dei tempi di Renate, 2 gol, cioè 2 occasioni del genere, le faceva ad occhi chiusi. Intendo quello del cinismo, cioè trovare anche quella continuità nelle giocate che ti permette di essere non solo un giocatore importante ma un giocatore anche decisivo. Ho detto Zanetti, ma per citarne uno, no, che no, tra l'altro ha anche fatto molto bene. Rimango d'accordo con te su Zanetti. Domenica scorsa ha calciato 2 volte la palla sopra la traversa. Esatto. Domenica questa è stato bravo il portiere, ha fatto due buone parate, quindi insomma... Sono abbassato il tiro. Ha abbassato un po' il tiro, quindi era un po' più facile far gol questa che l'altra, però... indipendentemente da l'anno scorso, 2 anni fa, per quello che mi riguarda lì davanti è sempre la qualità che manca. Insomma, sbagliando si impara a non sbagliare. Esatto. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, io me la sono andata a vedere sabato, ancora una volta la Beretti del Mantova. È impressionante come questa squadra di Lepe Avesi riesca a giocare alla stessa maniera dello scorso anno e praticamente con gli stessi risultati. Stavamo anche discutendo prima, cioè sembra quasi impossibile che una società con un settore giovanile, con una Beretti del genere, con gli allievi che stanno facendo bene di anno in anno, si faccia fatica anche a metterli in luce sti ragazzi. Cosa dici? No, è vero, però sulla Beretti dico che secondo me è un allenatore molto intelligente. Io spesso mi capita di fermarmi all'allenamento quando finisce l'allenamento del Mantova, e spesso Pavesi sta ancora allenando i suoi ragazzi, e mi colpisce sempre il fatto che lui dialoga tantissimo con i giocatori, gli parla tantissimo, spiega senza essere pesante, spiega cercando di insegnare nel senso proprio più profondo del termine. Sui giocatori lanciati, secondo me quest'anno comunque sia un'occasione ci sarà, l'ha avuta Zammarini, potrebbe averla un po' di più Menini, secondo me qualcosa potrebbe saltare fuori. Torno su Zammarini perché secondo me è un giocatore che se avrà continuità e se avrà la possibilità di giocare senza grosse pressioni, magari se anche la squadra riuscirà a fare un po' più di punti, quindi non avere sempre il problema di dover fare punti a tutti i costi, è un giocatore che può fare molto bene. Giovanile, perché il settore giovanile del Mantova è nato 4 anni fa. Sì. Perché un conto è una società che abbia 20 anni, 30 anni di storia dietro e che si trascina piano piano le migliorie dei piccolini e dei bravi allenatori che ci sono per portarli piano piano verso o la prima squadra o altre squadre magari più importanti. Però qua è nato tutto in 4 anni fa, i più bravi sono stati tutti rapinati bonariamente da tutte le società professionistiche limitrofe, quindi il Mantova, i suoi allenatori e i suoi dirigenti hanno fatto i salti mortali con questo. Non è ancora giudicabile, secondo me, indipendentemente che lì è bravissimo, Ciccio e Mandara sono bravissimi e tutti gli altri allenatori fino ai 2007, cosa abbiamo gli ultimi? 2006. Sono i 2007, sono tutti bravi, sono tutti selezionati, sono tutti professionisti seri. Però devi dargli il tempo di lavorare, quindi in 4 anni devi pensare ai 6-7 anni che sono i tempi più o meno necessari per rifondare un settore giovanile. Cosa ne pensa il mister? Sì, purtroppo diciamo il settore giovanile ha bisogno di tanto tempo. Io arrivo ancora dal periodo Lori, quindi dal periodo buono, e quando si aveva... creato, diciamo, la società era riuscita a creare dei gruppi molto, diciamo, all'altezza. Sì. Poi col fallimento, logico, come diceva giustamente Claudio, è stato smembrato tutto e adesso si riparte da zero. Siamo legati alla società. Certo. Diciamo, tutti gli anni cambiare cose, questo malgrado il settore giovanile rimanga sempre fortunatamente lo stesso, ha bisogno pure di continuità e che la società ci creda naturalmente
e che continui, che anche lavorando piano piano, però continuativamente. Ecco. Beh, sono visibili sia le valutazioni di Turella che di Rossato, chiaramente, ma in particolare io mi soffermerei, ne hai parlato prima, su Elia Pavesi. È stata una scommessa, se vogliamo, anche portata avanti con coraggio, perché era il debutto. Però Pavesi lo conosco da bambino, quindi posso spendere una parola, diciamo, con cognizione di causa. Ha una scuola straordinaria, che è quella che ha avuto con Gleran. Gleran, non a caso, nel calcio di oggi è uscito, è fuori. Eppure è stato un anticipatore, è stato colui che ha inventato, chiamiamolo così, il 3-3-1-3. Ecco, era una forma offensiva straordinaria che però avrebbe avuto un seguito. La sua scuola era nata poi dall'osservazione da moglie olandese, dall'Ajax. Beh, devo dire che Pavesi ha avuto la fortuna di avere un maestro che è tale Gleran, anche se in questo momento è fuori dal calcio. Ma come mai? Beh, fuori in questo calcio qui come fai? Cioè, è un personaggio, intanto ha una sorta di anarchia intellettuale che è difficile da gestire per una società come quella di oggi, che non investe sui giovani. Poi è uno che è bravo soprattutto a far emergere delle qualità, a far emergere, cioè non a mettere dentro delle è uno che nel colloquio con i giocatori cerca di tirar fuori, non tanto di mettere dentro delle nozioni che sono poi aria fritta. È uno che va al sodo sul campo, lavora con intelligenza, lavora anche con qualità, voglio dire. In questo momento, in questo tipo di calcio, non è proponibile. Uno come lui è uno Zeman, voglio dire, sì. Paradossalmente è un tipo alla Zeman, con caratteristiche però più da aziendalista di quanto non ne abbia Zeman. È un peccato, ecco, potrebbe fare tranquillamente il responsabile di tante cose all'interno di una società di vertice anche, ma se ne parlava con Gianni Mura, che ha stima, quindi credo che già sia una stima autorevole. Eppure è un personaggio, Elia Pavesi te ne potrà parlare in un'occasione, sarà opportuno anche. Ha fatto un libro Gleran adesso da poco fa, che diventerebbe sempre col condizionale una sorta di Bibbia, diciamo, per i settori giovanili. Ma credo che un invito da parte tua a Elia Pavesi, parlando anche di questo tipo di calcio che va scomparendo purtroppo, il calcio della semina, credo che sia una proponibile anche per una sorta, diciamo, di osservazione in senso lato di ciò che potrà avvenire anche nel calcio di domani. E lei infatti tornerà dopo a dicembre, è già venuto qua per la presentazione della sua squadra e tornerà. Comunque mi dice cose assolutamente incredibili, sembra davvero un vincente, sono un allenatore bravo, una favola che è così bravo e non riesce e non a trovare l'unico, nulla. Non è l'unico. E non è l'unico, immagino. Se tu pensi in passato a De Angelis del Chievo, uscito dal calcio, ma ce n'è tantissimi di quel livello lì. Cioè i Vatta, i Rabitti, quelli che hanno segnato un'epoca, i Brolis, l'Atalanta, i Favini stessi e compagnia, in questo momento sono dei sopravvissuti in questo tipo di calcio. Non hanno una prosecuzione neanche proponibile. Allora, direi che possiamo andare in pubblicità e noi ci vediamo tra poco. Applauso. Piazza Pallone. Stavamo parlando prima di Pavesi, andiamo a vedere cosa ha fatto la Berretti nel match di sabato dopo. Il difficile a livello giovanile riconfermarsi, forse ancora di più che in prima squadra. Ogni stagione il gambo della rosa nei vivai è sempre notevole, con innesti, partenze e promozioni. Sta quindi nell'abilità del tecnico rimettere in gioco le carte e riproporre una squadra vincente. Un problema che sembra non esserci per mister Elia Pavesi, che con la sua Berretti ha subito messo i puntini sulle i, schierando una squadra che gioca e vince alla stessa maniera della scorsa stagione. È accaduto anche nell'incontro di oggi sullo splendido biliardo di Roncoferrara contro il Sant'Arcangelo, dove i biancorossi si sono imposti per 3-0 con le reti di Caporale, Manarin e Paterlini, al termine di un match dominato in entrambi i tempi, pur contro un ottimo avversario. Stesso discorso anche per gli allievi nazionali, squadra dove il cambio generazionale è stato ancora più marcato che nella Berretti. I ragazzi di Ciccio Graziani e Nicola Mandara sono anch'essi partiti col piede giusto in una categoria sempre più difficile e competitiva. Come per la Berretti, anche per gli allievi del Mantova il sogno è quello di riconquistare le finali, un risultato senza precedenti nella storia dei biancorossi. Ma insomma, il biliardo di Roncoferrara, siete bravissimi. È stato bravissimo dirlo, perché è la verità. È la verità, c'hanno un campo Roncoferrara che è la fine del mondo. Ah, di quei risultati, ragazzi. Quante volte Manuel Spinale mi ha rotto le scatole, facci venire ad allenare lì, Manuel, lascia stare.
Insomma, abbiamo visto anche... Tu non c'eri a vedere la partita, noi, quella con il Sant'Arcangelo della Berretti, se non sbaglio, no? Sì, sì, sono arrivato a fine del primo tempo, ma sono arrivato. Insomma, quello che abbiamo detto prima, insomma, è la solita squadra che sta andando sempre benissimo, tra l'altro. Sì, lì è bravo, lì è, li motiva bene. Diceva prima Andrea Gabbi che si ferma a vedere l'allenamento, uno che parla molto con i ragazzi. Parlando molto, se i ragazzi al giorno d'oggi sono molto più intelligenti di noi. Farli parlare. Ai tempi. Oltre che parlare. Bisogna saper parlare e saper ascoltare soprattutto. Certo che il quadro che mi hai fatto ad Alberto sul calcio fa venire anche la pelle d'oca. E Dio, è un ovale più che un quadro. Sì. Cioè, sembra che non ci siano speranze anche per chi magari ha... Ma guarda, io ti segnalo, abbiamo parlato della Infront prima, che sta comandando il calcio praticamente. Io ti segnalo un articolo di due pagine uscito ieri l'altro su Repubblica, se hai occasione di Mensurati, che è un giornalista che si è sempre occupato di inchieste sul calcio padronale, chiamiamolo così. Eppure c'è una situazione che neppure squadre di assoluto vertice come la Juventus o la Roma in questo momento sono in grado di decifrare e di comandare. Che il business è dato addirittura dalla gestione dell'immagine, dei diritti, della pubblicità sugli stadi e così, di squadre di caratura inferiore, come la Sampdoria e il Cesena, sono le stesse che hanno portato Lotito ad avere una potenza assoluta, un predominio assoluto quasi a livello proprio di monopolio nel calcio italiano. Che è un monopolio occulto per ora, ma vedrai che nel giro di un paio di stagioni emergeranno delle situazioni paradossali, anche per modo di dire paradossali, nel senso proprio scientificamente provate, anche a livello di diritti televisivi e così via. Per esempio il fatto stesso che Lotito abbia non solo un piede ma due nel Bari, per esempio terra di Matarrese, che è stato quello che ha proposto alla Lega alcuni anni fa, parlo del 2008, questa Infront. Tieni in mente questo nome. Vedrai che ma lo sappiamo già, perché era quello che ci dava poi anche a noi a Telemanto. Allora, vedi. Quella che ci dava le immagini quando il Manto era in Serie B, degli highlights della partita. Pensate, oggi ha comperato tutta la Serie B, vedrai che ricadute ci saranno a questi livelli qui. Tanto credo... l'Influt poi opera anche in altri sport, nella boxe. Opera in tutto il mondo. Esatto, in tutto da il qui mondo la necessità anche di avere poi giocatori stranieri da vendere pubblicitariamente e televisivamente in tutto il mondo, dico in Malesia, Indonesia, in Kazakistan, quello che vuoi. E quindi ti capisci bene perché, per esempio, una partita come Inter-Napoli abbia avuto solo due presenze insigne alla Nokia come giocatori italiani. E abbia poi, siano poi arrivati, non so, dalla Russia elementi più o meno sconosciuti come Mbaye e compagnia, che non è che abbiano qualità superiore ai nostri italiani. Allora, adesso andiamo avanti con la trasmissione, perché adesso andiamo a vedere quello che sta succedendo in Lega Pro, andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di campionato. Vediamo quindi in grafica, eccole qua, la vittoria del Monza contro il Como. Quella dell'Albino Leffe del Renate sull'Albino Leffe, ancora bene il Bassano 3-1 contro il Lumezzane, Alessandria contro il Pordenone sempre più ultimo, poi il ritorno della vittoria del Pavia dopo la sconfitta contro il Mantova 2-0, pareggio pro patta Gian Erminio, la vittoria del Novara su un campo di un Venezia che comunque è in crisi, e poi 1-1 Real Vicenza su Tirolle, e poi 1-0 continua il momento negativo della Cremonese, che ha perso anche dal Feralpi Salò. Andiamo a vedere la classifica. Eccola qua, allora, come sempre ve lo dico, ve lo ricordo tutti i lunedì, le squadre, la squadra in verde è quella che va direttamente in Serie B, le altre faranno i play-off, in azzurro, poi in giallo quelle i play-out, di queste due andranno in Serie D, compresa l'ultima classificata. Vedete la classifica col Bassano che sta andando molto bene, invece il Mantova che continua a piccoli passi un po' a venirne fuori. Vedete anche la grande crisi della Cremonese, 9 punti in classifica, tenete come sempre conto che il Mantova ha 7 punti, ma è virtualmente, è solo virtualmente, perché in Torino ha 4, visto che ci sarà in futuro una penalizzazione di 3 punti. Guardando questa classifica, Claudio? Mi viene paura, Giulio, perché guardo il sest'ultimo posto che è la Cremonese a 9 punti e Venezia 10 punti, praticamente sono due squadre che hanno delle grossissime potenzialità economiche e se hanno sbagliato ora sicuramente non le vediamo nelle 4 arancioni che tu hai lì. Quindi sto pensando a quale può essere la squadra da potergli fare la corsa sopra, cioè tipo il Gian Erminio o però perché Pro Patria, Lomezzane, Albino Leffe. Stanno facendo fatica. Dopo Bassano prima, Real Vicenza secondo, non è un caso. Assolutamente no.
C'è un calcio vicentino lì che ha avuto un periodo, grosso periodo di crisi con retrocessioni e così via, ha ripescato il Vicenza di Vicenza vero, voglio dire, sì, sì, certo, quest'anno in B, e il Real Vicenza però è frutto di una scommessa di un amatore ciclista di cui Giovanni si chiama, il cognome vero, sembra una barzelletta ma è un cognome vero, era, ha avuto una squadra anche di ciclismo in, che ha fatto il Giro d'Italia. Questo qui si era messo in testa alcuni anni fa, lo ricordo benissimo, di acquistare il Vicenza, non era riuscito perché gli inglesi, se ti ricordi, non gliel'avevano venduto. Allora è partito quasi da zero, Montecchio eccetera eccetera, e ha creato questa realtà che è incredibile, se vogliamo. Sì, sì, è incredibile anche perché poi c'è un allenatore che Vicenza conosce molto bene, che conosciamo bene anche noi, che è Marcolini. Certo. Quindi un elemento che ha già fatto bene a Lumezzane e ha già giocato poi a livello di vertice tanti anni di Serie A. Poi è molto modesto, è uno adatto alla piazza, anche così, sì, come è adatto Gianni Lopez che allena la prima squadra. E il Bassano è il frutto di una continuità e degli investimenti mirati, non folli, di un personaggio che si chiama Renzo Rosso. Certo. Ormai c'è il turbo, non è tanto il diesel, voglio dire, esatto, di Rosso che funziona a Bassano. Ed è una società però che ha un bacino d'utenza notevole e ha poi un'attenzione, come città, a tutti gli sport, che ha il pattinaggio a rotelle, l'hockey, il pallacanestro, pallavolo, è, un, sì, è diciamo una sorta città di dello sport straordinaria. Sì. Mister, scusa un attimo, ne parlavamo prima, Bassano e Real Vicenza, guarda caso, hanno cambiato quasi niente rispetto all'anno scorso. Sì, 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 sì. Quindi la continuità anche del gruppo. Continuità, non... che vediamo anche in B, perché quest'anno non a caso Frosinone, Perugia, tutti, sì, o sì, l'anno, sì, scorso il Latina, il Carpi e così via. Cioè, o dai, o hai il coraggio di insistere, allora hai il tempo di aspettare, come diceva Rossato prima, anche a questi livelli, altrimenti salti per aria. D'accordo sulla classifica, meno male. Sì, adesso la rivediamo un attimo la classifica, chiedo scusa. Le squadre in testa sono quelle che comunque, come, sia come società che come hanno questa continuità che gli permette di ottenere dei buoni risultati, con piccoli interventi. La Cremonese è un... una dimostrazione che tutti gli anni spende tanti soldi, spende e tutti gli anni ha dei grossi problemi a far gruppo inizialmente e poi dopo a dover rincorrere. La classifica al momento, diverse, visto che campionato lungo, probabilmente molte che sono un po' più avanti torneranno giù. Il problema è che quelle giù devono salire. Sono d'accordo nel discorso, visto la qualità del campionato, la differenza la fa proprio due o tre gli elementi validi della squadra. Certo. Quella è la differenza. Sono anche d'accordissimo. Come si diceva prima, si creano tante occasioni ma non si riescono a sfruttare. A volte, certo, basta un'occasione per poter, portare a casa. Sono quattro partite, tu con un'occasione solo, degli altri. Allora, prossimo turno, sigla. In collaborazione con Caramanti Moto, concessionario Honda per Mantova e provincia. Ecco qua, come sempre spezzettato in tutte le salse, il prossimo turno della Lega Pro. Si parte con Lumezzane Pro Patria venerdì alle 19.30, Mantova giocherà sabato, due partite filate sabato, questo lo dico anche per gli ascoltatori, sabato Mantova-Monza, altra partita particolarmente difficile, al Martelli, poi Pordenone-Pavia, Gian Erminio Real Vicenza, Arezzo Salò, Albino Leff Alessandra, queste le partite di sabato, poi domenica Como Renate a ora di pranzo, Bassano Torres all'ora del Pisolino e poi Cremonese Venezia alle 16 e Novara su Tirol, questo alle 18. Mantova Monza, Claudio, vabbè. La partita, no, no, cioè, tu pensi di vederla alla stessa maniera delle altre o ti aspetti qualcosa di diverso? Perché quando incontri una squadra forte hai sempre questo gattone come avversario che è lì, poi alla fine ci mette la zampatona. No? Beh, sono anni che io e te parliamo di calcio e sono anni che ti dico che le partite sono 0-0 prima di cominciarle, quindi ogni partita c'è da prenderla com'è. Il Monza è una squadra importante, bisogna vedere se il Mantova riesce a mantenere, e questo l'ha dimostrato, la concentrazione, però se parliamo poi di concentrazione, nelle ultime due partite esterne abbiamo preso gol al primo minuto, sia la Pro Patria che sia 35 secondi, quindi insomma la concentrazione vuol dire che se c'è, insomma, è un po' dura prendere gol proprio subito nel primo minuto, può capitare un episodio, però le partite poi vengono sempre determinate da episodi e il Monza è una squadra importante a dispetto della Cremonese che dicevamo prima. Se tu guardi
quando abbiamo visto la lista che ha giocato qui in casa, è la squadra più giovane della nostra, quindi non è che la Cremonese abbia quest'anno speso, fatto uno squadrone, però credo che la Cremonese non voglia, in quelle condizioni lì, non voglia sicuramente rimanerci, quindi ha la forza economica per poter provvedere a far meglio sicuramente. Ne vediamo ancora il prossimo turno, eccolo qua, eccolo, rivediamo un attimo, insomma io penso che Mantova-Monza è una bella partita, Cremonese-Venezia è anche questa, poi c'è un buon Bassano-Torres, insomma, e anche Novara su Tirolo, è una partita tra due squadre che insomma devono decollare, visto che Novara è forse la squadra che qualitativamente sembra più forte di tutti. Chiudiamo qui col prossimo turno. Adesso dovrebbe esserci la sigla. In collaborazione con Caramanti Moto, concessionario Honda per Mantova e provincia. Bene, chiedo alla regia se mi fa un cenno, se ho un altro blocco. Perfetto, allora pubblicità, ci vediamo dopo, applauso. Tornate a Piazza Pallone con l'applauso. Allora, come sempre noi andiamo dietro, 10 anni fa noi prendiamo il servizio di cosa faceva il Mantova esattamente 10 anni fa e ecco, c'era un match abbastanza di quelli forti, Pistoiese-Mantova. Andiamo a vedere il servizio di Mantova 10 anni fa. Continua a rimanere a secco di gol. A Pistoia i biancorossi raccolgono solo un punto e vedono allontanarsi la parte alta della classifica, dove Cremonese e Pavia si portano rispettivamente a +9 e +6 punti sulla squadra di Di Carlo. A Pistoia Notari e compagni dominano tutta la partita, costringendo i toscani per buona parte del match a rinchiudersi nella propria metà campo. Al 10° ci prova Noselli con un tiro dai 25 metri, ma la palla è troppo centrale. Al 16° invece Gelsi trova Graziani che batte a rete, ma il tiro è abbondantemente sopra la traversa. 5 minuti dopo è ancora Noselli ad andare vicino al gol con un gran tiro dai 20 metri che sfiora l'incrocio alla destra del portiere toscano. La Pistoiese prova a reagire e si fa pericolosa al 28° con Artistico che sugli sviluppi di un corner impegna di testa Bellodi. Il Mantova ci tenta ancora con Gelsi e Spinale, ma senza successo. Nella ripresa i toscani si fanno ancora pericolosi con Cascione, ma Bellodi è bravo a respingere in corner. Un minuto dopo è invece Volpe a sprecare malamente un buon suggerimento di Graziani, che al 14° ci prova poi personalmente con una semi rovesciata, ma la palla finisce sul fondo. La vera grande occasione per il Mantova ce l'ha ancora Noselli al 26° che da solo al centro dell'area colpisce di testa con la palla che va fuori davvero di poco. Occasione ghiotta anche per Graziani 3 minuti dopo, che tutto solo davanti al portiere si mangia il gol sparandogli addosso. Al 35° è invece la Pistoiese con Villa ad avere la possibilità di andare in gol, ma la punizione si stampa contro il palo e salva così il Mantova. Per i biancorossi c'è ancora il tempo però di tentare a portare a casa i 3 punti. Graziani riprende una bella parata del portiere su tiro di Cariddi, segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Subito dopo Arioli tira e sfiora il palo e il risultato così non si sblocca. Tante occasioni, tanti tiri, neanche un gol. Potrebbe essere l'estrema sintesi di una partita in cui la superiorità del Mantova dal punto di vista del gioco è stata evidente, come è stata fin troppo evidente la difficoltà di questa squadra ad andare in gol. Ma a questo punto del campionato non si può continuare ad accontentarsi del bel gioco e a fingere che tutto si possa risolvere con la prossima vittoria. Questo almeno se non sono mutati gli obiettivi di promozione di inizio campionato. Altri tempi, insomma. Però anche lì, Claudio, non sbagliamo di gol, infatti non ci dico siamo detti. Su Ciccio, però, però sì. Dopo, sai, qualitativamente, però lì sbagliavo i gol. Vabbè, insomma, così. Adalberto, tanti progetti, tanti lavori, ne hai sempre tantissimi. Io poi mi sono divertito tantissimo quando ti ho visto con Gene Gnocchi al Festival della Letteratura. Tu hai sempre questi percorsi, diciamo a bordo campo, possiamo dire, che sono piacevoli, insomma. Hai adesso un libro che stai per presentare? Sì, è un'iniziativa, tu ricordo che sei stato partecipe alcuni anni fa, è cominciata la favola dello sport, c'è un gruppo di atleti di vertice, chiaramente cito Mennea che è stato fondamentale, Gabriella Dorio, Gianni Bugno, Roberto Di Donna e così, Buoninsegna e così via, che sono entrati nelle classi delle scuole elementari e prima medie insieme con uno scrittore e un pittore.
per fare cosa? Per inventare favole con i bambini, favole ispirate al personaggio che era protagonista. I bambini, moltissime le scuole mantovane, veronesi e così via. E tutta questa esperienza didattica fondamentale, ripeto, con una formula nuova, se vogliamo, è finita in un libro che è in stampa tra poco, uscirà credo poco fine di novembre, grazie proprio al contributo del consorzio del Grana Padano, che ha colto l'iniziativa e ha sviluppato editorialmente una, ecco qui vediamo alcune immagini, sì. Credo che sarà un motivo, che l'uscita di questo libro, anche di attenzione da un punto di vista degli insegnanti, in particolare dei bambini che sono coinvolti come autentici compagni di invenzione degli scrittori e dei pittori. Io non esprimo giudizi immediati, voglio dire, però devo dire che è stato fatto un buon lavoro in collaborazione in questo caso con Roberto Borroni, la cui attività ormai di scrittore è a tutto campo, ed è stato un contributo il suo fondamentale per la realizzazione di questo libro. Quindi lo presenterai? Poi sì, verrà presentato, chiaramente. Ci sono... non posso mancare. Ecco, vediamo Boninsegna adesso che è stato... Che ti immagino poi con Boninsegna sempre con i bambini, scherano gli occhi. Sicuramente, anche. Ma non solo, ma fa conto anche i pallavolisti con Ramon Gatto, per esempio, e Marco Meoni, i cestisti con Boni, e gli scalatori con De Stefani. Ci sono stati dei personaggi, la Bianchini, campionessa del mondo di pugilato. Dei personaggi, diciamo, fuori da ogni immagine, da un punto di vista proprio di presenza con i bambini, la capacità di lavorare insieme con loro, Zerbini, il discobolo. Lo riproporrai magari in futuro? Sicuramente, perché riparte con alcuni comuni del Mantovano già interessati, quello di San Giorgio fa un po' da chaperon, diciamo, sì. Poi ci sarà Curtatone e così altri, ed è un'iniziativa, credo che sia destinata, questa è stata la prima esperienza destinata a proseguire, per i prossimi 2 anni sicuramente, perché non solo a Mantova, ma anche a Verona, Vicenza e così via. Ma abbiamo i Pulcini 2005. Nostro mister. Oh, come sta? Tutto bene? Sì. A posto, allora, adesso mi dite nome, cognome e ruolo. Dove giocate? Pronto? Vai. Federico Lorenzini, portiere. Oh, adesso passa il microfono al tuo compagno. Te sei? Mattia Sanfelice, attaccante. Lui. Andrea Trazzi, portiere. Quanti portieri? Melio Daniele, centrocampista. Cerchiari Pietro, difensore. Bravo. Natali Diego, centrocampista. Vai. Iron del Bar, attaccante. Con la cresta però, mi raccomando. Davide Poi. Gavazza, difensore. Sì. Samuele Fuscaldo, centrocampista. Sì. Sing Gurvi, difensore. Allora, pronti? Chi tiene per la Juve? Alzare le braccia. Sempre Juventini, 1, 2, 3, 4, va bene. Inter? Sempre pochini, Adalberto. Io ormai. Milan? Tanto, Milan ultimo in classifica. Altre squadre tipo Napoli? No, nessuno. Io ormai lo metto dentro perché c'è sempre uno. C'è uno che tiene la Roma. Vedi. Beh, immagino, mister, che questi sono... è una categoria, insomma, dove si devono divertire. Sì, certo, sì. Che loro giocano a 7, se non sbaglio. Giocano a 7, sì. Giocano a 7 e... Sono, diciamo, le piantine appena messe giù, e adesso speriamo col lavoro, possibilmente nel tempo, di tutti i colleghi di questo manto, a poter portare... Io ho la soddisfazione di vedere Roberto Zammarini in prima squadra. Sì. Sono stato il primo mister suo appena arrivato in Mantova, quando era piccolino, e vederlo lì è la soddisfazione, diciamo, di un allenatore, credo, del settore giovanile. Dato giovani, i ragazzi giovani allenatori, giovane anche, c'è mica un tuo... Pietro. 30 lode. 30 lode, chi è? Adalberto? Si chiama Gazzolo, è uno dei due gemelli, Pietro e Matteo. Io non li distingo mai, non so se Pietro ovviamente, che hanno studiato scienze motorie e con successo, devo dire, perché ripeto, il 30 lode sia pure in giornalismo sportivo, che è una materia però di interesse comune, credo che giustifichi anche la loro presenza a buon livello. E sei una sorta di... Io sì, collaboro, faccio il preparatore coordinativo, quest'età non è proprio atletico. Mi occupo delle attività di base con loro e mi sto divertendo. Fate un applauso. Sto imparando anche tanto, mister. Ho capito. Insomma, in bocca al lupo. Allora, prossima partita, dove andate a giocare la prossima? Contro il Porto.
Contro il Porto, è un super derby. E la prossima amichevole, chiediglielo. E la prossima amichevole, quella grossa? Da vedere. Forse col Verona stiamo aspettando, quindi un altro partitone. Ho capito. Benissimo, allora noi siamo in chiusura di Piazza Pallone. Ricordo, dopo Piazza Pallone ci sarà l'intera partita del Mantova. Poi domani, mi raccomando, Calcio Mania con Matteo Bursi. Tutto il calcio dilettantistico e tutto il calcio giovanile, dai giovanissimi fino alla Serie D. Non perdetevi domani il basket con Andrea Giangiulio, con la prima vittoria stagionale della Dinamica. Tutti i giorni il TG Sport. Insomma, Telemantova è sempre qui. Quindi grazie a Claudio Turella. Grazie a voi. Mi associo all'augurio di buona cena che ti stanno facendo un po' tutti, perché hai qualche difficoltà, no? Di approvvigionamento. Sì, che è entrato solo un periodo che ho ancora sulle spalle un rigore sbagliato ieri con i cantanti, Claudio, ma come è possibile? È stato fortunato che non c'ero io. Se c'era lui mi dava... Avevo tacconi in porta, ad Alberto. Cosa conta? Esatto, cosa conta, perché scusa, devo prendere la porta. Tacconi. Dipende anche dal tasso di tacconi. Esatto. Ad Alberto Scemma, grazie di essere venuto. Gran Ossato, ha fatto un applauso al vostro relatore. E noi ci vediamo come sempre lunedì. Ciao a tutti. Applauso.